Carpi sbarca Riccione con Beautiful Fashion Night. Il 1° maggio in piazzale Ceccarini ci sarà la presentazione delle mode e delle tendenze della prossima stagione estiva. L'Emilia Romagna esce come sistema, il turismo della costa e il turismo operoso si incontreranno così nella suggestiva cornice della Perla Verde. Nella serata di spettacolo e moda presentata da Enrico Gualdi e Sandro Namura della Strana Coppia di Radio Bruno sfileranno le collezioni di 10 stilisti del Campus della Moda di Carpi. Abbiamo creato questo gemellaggio per dare le possibilità alle aziende di pubblicizzarsi in una vetrina importante come Riccione, dove poi la moda si vende in realtà. Come si svolgerà questo evento? Allora, avremo 10 aziende carpigiane tra le griff più famose nel Made in Italy, con due testimoni molto importanti. Avremo Raffaella Ficole di Peges e daremo la possibilità di sfilare con la collezione primavera-estate. E poi avremo il Campus della Moda che invece presenterà i capi dei 10 fashion designer della scuola. Quanto può essere importante mostrare anche a non addetti ai lavori quello che viene prodotto nelle case di moda? Per noi è molto importante, perché comunque Carpi è nota per la produzione della maglieria. Però far capire anche a una piazza come Riccione come avviene la produzione e l'importanza anche delle aziende carpigiane, del Made in Italy, penso che sia molto molto importante. Allora, Carpi viene a Riccione per la seconda volta, ringrazia Riccione, quindi il Comune di Riccione, per l'ospitalità, ringrazia la PD Vision per l'opportunità, compreso l'associazione di categoria e Radio Bruno. Sì, viene in un momento che ha rappresentato la crisi, e Carpi però esce sempre con la sua forza. Carpi ha già sentito la crisi 10 anni fa e ritorna facendo vedere le innovazioni che ha avuto anche industriali e il fatto che sia riuscita anche a rinnovarsi attraverso i brand. Dicevo prima, scherzando in conferenza stampa, che passando per Riccione vedo molto di Carpi, perché vedo dei brand carpigiani, quindi rivedo anche il mio territorio. Innanzitutto riguardante il nostro contributo qui, è un piccolo umile appoggio. I veri star, i veri protagonisti sono le 10 aziende di moda che stanno facendo una cosa intelligentissima, uscendo dal territorio di Carpi, comunicando insieme. Questa è una cosa di top intelligence, il mio avviso. Il nostro contributo è solo l'integrazione di 20 capi, dove andiamo a illustrare un esasperato di sperimentazione, dove i ragazzi provenienti di svariati settori, legge, ingegneria, moda, tutti i settori diversi, ci fanno vedere progettualità di forte nicchia, che non sono prodotti vendibili, sono progetti che sono lì per stimolare il futuro, progettualità della moda. E quindi, a proposito di futuro, ce lo accennavano prima, c'è questa borsa di studio in collaborazione con Radio Bruno, vogliamo dire qualcosa? Sì, devo assolutamente, senza veline, fortemente ringraziare Radio Bruno, che fin dall'inizio, partendo con il presidente stesso, è stata un'organizzazione che ha concepito quanto una scuola di alta formazione come questo può dare un piccolo turbo a un distretto di Carpi. Quindi il ruolo del radio stesso è stato veramente super super collaborativo e, se posso dire, dal punto di vista di comunicazioni, super efficace. Tra le nostre peculiarità c'è anche quella di essere una città con negozi all'avanguardia e ospitiamo tantissime sfilate di moda, tra cui la sfilata che farà fra qualche settimana a Carpi è sicuramente una delle più importanti, anche perché ho avuto il piacere di assistere a quella dell'anno scorso e ho visto una delle prime volte che ho visto veramente una moda per tutti, una moda per la gente normale, una moda per le ragazze normali, non una moda fatta per modelle che poi nella vita reale non esistono.